La digitalizzazione ha aperto nuove opportunità per le PMI italiane. Se un tempo l'export era appannaggio delle grandi realtà, oggi è possibile intrattenere proficue relazioni commerciali con l'estero senza spendere una fortuna. Analizzando alcuni dati, si può dire che l'industria alimentare italiana conta in totale oltre 70.000 aziende, delle quali il 98% sono di piccole dimensioni. L'analisi condotta sui bilanci delle imprese conferma il trend positivo dell'ultimo quinquennio con un fatturato campione che è aumentato del 15%. Ma nonostante questo, le aziende italiane non sanno esattamente cosa fare per riuscire ad esportare in modo rapido e senza difficoltà. Si racconta frequentemente di procedure complesse, ma ad essere più complesso è raggiungere contatti che hanno le nostre stesse esigenze e che siano affidabili. Per farlo è necessario sempre sviluppare una preanalisi della propria attività. Ho curato a lungo processi di export col metodo tradizionale, ma l'esperienza e la passione per le nuove tecnologie mi hanno spinta a ragionare su come poter semplificare il processo di import-export, soprattutto per andare incontro alle piccole aziende. Così è nato il marketplace B2B Tegal, che permette l'incontro tra il produttore italiano ed il giusto importatore per la rivendita all'estero delle eccellenze del settore agroalimentare. Così abbiamo creato un sistema che prevede le vetrine digitali per i produttori e gli importatori, l'assegnazione del match virtuale in base alla domanda e all'offerta, la gestione degli ordini online, la fattura pro forma compilata a mezzo di un form e la messaggistica istantanea per la comunicazione tra le parti. I sistemi e i servizi digitali consentono un grande risparmio economico per le PMI italiane che non hanno a disposizione budget elevati, come le attività promozionali, i viaggi all'estero per gli incontri d'affari. Pertanto, la nostra parola chiave è semplificare ed il nostro network di professionisti qualificati aiuta a fare proprio questo. In questo momento così delicato e di transizione, l'unica chance che gli imprenditori del futuro possono mettere in campo per evolvere ed essere competitivi a livello globale è innovare.